Sapete, io amo molto gli strumenti di tortura tradizionali. Ispirate tanto il mio lato creativo. Chi vi ha mandato? Tua madre. Oh! Oh! Cazzo è? Oh! Cazzo è io? Non mi schiumare, sai? Oh, cazzo, ma io? No, noi eravamo in scena, è caduto un pannello. Noi leghiamo sempre la scenografia con un cavo di sicurezza e non lo so. Io... È successo! Dare le colpe non serve a niente in questo momento! Se tu non tieni alla tua bellaccia, io alla mia ci tengo, hai capito? Ma figurati se questo bel visino è in grado di fare del male a qualcuno. Mario, vai a prendermi un bicchiere d'acqua, per favore. Io? Tu! Che stronzo che sei! Piano, ragazzi, piano. Oddio, ma che cos'è? Un rimedio casalingo. Ma per favore, ma mettilo via! È bravo questo ragazzo a fare le bevande. Il sapore è un po' forte, ma interessante. Bravo, 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 bravo. Ma che? Bravissimo. Signori, prego, scusateci, siamo desolati, però per farci perdonare vi verranno omaggiati 5 spettacoli. Se nel frattempo qualcuno di voi ha bisogno di un rinfresco, in sala abbiamo Samar, che sarà a vostra completa disposizione. Offre il teatro. Che fai? Me ne vado, non ce la faccio più. Paolo,
questi sono incidenti che possono succedere, no? Io finora ho tollerato questi e tutta quanta la vostra mediocrità, sì, senza vedere mai neanche un soldo. Siete riusciti a rendermi perfino povero dentro. Guarda, ti posso solo assicurare che fin quando ci sono io, questo tipo di incidente non succederà più. Sono stanco, Aurelio, veramente. Non mi puoi fare questo. Sì che posso. Il mio contratto è scaduto 3 mesi fa. Ah, il tuo contratto? E questo è il problema. Dai, ci beviamo qualcosa insieme e te lo rinnovo subito, subito, eh? Dai. Io sono stato per voi come un compositore e voi invece dei musicisti ubriachi con in mano strumenti scordati. Paolo, può darsi che tu ci abbia ragione. Siamo una compagnia di squinternati, questo è vero. Però devi capire che noi abbiamo bisogno di te adesso. Abbiamo bisogno del tuo talento. Sai perché ho deciso di diventare un autore teatrale? No. Da bambino, una notte d'estate, ho visto una luce che entrava nella mia stanza, dalla finestra. E poi un suono forte che mi è entrato dentro. Paolo, scusami Paolo. Scarpelli torna al palè, uscito dal suo periodo buio creatore siciliano, è tornato nella sua città.